Ciao a tutti, io sono Alex, benvenuti sul mio canale iBrain, benvenuti alla mia serie di video tutorial su applicazioni da cellulare o da personal computer. Oggi vi faccio vedere una funzione molto comoda e pratica presente sull'iPhone e presente anche sul Mac. Che cos'è? È l'Handoff, cioè praticamente noi possiamo iniziare un lavoro sul nostro telefono iPhone e poi terminarlo sul nostro personal computer. Come? Adesso vi faccio vedere tramite l'applicazione Note, che è molto più veloce e intuitiva da farvi vedere come funziona. Allora, per prima cosa dobbiamo andare a abilitare questa funzione che si chiama Hand Off. Adesso ve lo faccio vedere come andare ad abilitarlo. Allora, andiamo a cellulare. Intanto voi alle mie spalle vedrete anche la registrazione dello schermo del personal computer per farvi vedere come andrà, cosa succederà quando noi andremo a modificare delle cose in Note, le vedremo comparire anche sul personal computer. Comunque, impostazioni. Dalle impostazioni noi andiamo in generali. Da generali dobbiamo andare sotto AirPlay e Handoff. Allora, io trasmetto con AirPlay, alla TV ce l'ho automatico abilitato perché io ho la televisione che mi si collega al mio telefono e posso mandare i filmati che ho sul telefono in streaming sulla TV tramite l'AirPlay. Poi trasferisci su HomePod, io ce l'ho abilitato ma non lo utilizzo quasi mai, e poi la funzione Hand Off. Allora, se ce l'hai disabilitata la devi attivare se la vuoi utilizzare. Io adesso l'ho attivata e andiamo nell'applicazione Note. Praticamente cosa succede? Allora, se io adesso vado sul mio personal computer nel desktop, adesso vi faccio vedere, andiamo a rimpicciolire, come vedete si attiva questa piccola icona in basso a sinistra nella dock. Vedete che c'è aperta l'applicazione Note e il simbolo dell'iPhone. Vuol dire che io sto editando sul mio telefono all'interno di Note e il personal computer mi dice: guarda che stai già utilizzando il telefono per editare su Note. Volendo puoi usare anche il personal computer per editare. Comunque adesso vi faccio vedere. Andiamo a aprire Note. Come vedete, io adesso sono collegato sia tramite il telefono che tramite il PC. Allora, io vado nella cartella tutorial. Se io, per esempio, nella cartella tutorial andiamo a creare una nuova nota, tipo nuova nota per tutorial, e gli do fine, come vedete, a me mi è già comparsa a schermo del PC. Viceversa, se io vado sul PC e vado a modificarla, adesso vi faccio vedere. Modifica da personal computer e gli do invio. Come vedete, ho avuto la modifica anche sul mio cellulare. L'unica cosa che per avere questa comunicazione tra i due, diciamo tra le due macchine o i device, dovete andare a fare queste modifiche nelle cartelle di iCloud, non su iPhone, perché io se vado a creare una cartella dove c'è scritto su iPhone, automaticamente sul personal computer non la vedo perché non è nell'iCloud. Questo è molto utile se io non so, voglio addirittura non c'è bisogno neanche di essere sotto la stessa rete, tipo se io faccio una modifica e sono dall'altra parte dell'Italia e qualcuno si collega al mio personal computer, vedrà le modifiche istantaneamente appena portate da Note anche su Note del personal computer. Quindi io se adesso per esempio prendo questa Note qua, no, nota qua e non la voglio più e la elimino, io adesso vado ad eliminarla, automaticamente appena che si aggiorna mi va a scomparire anche qua, infatti io non ce l'ho più, mi si è cancellata. Questa è una modalità molto comoda. Mettiamo a caso che io voglio sto iniziando a lavorare sul telefono, poi arrivo a casa, ho la possibilità di usare il PC, posso andare sul PC e iniziare a utilizzare le funzioni e la praticità del personal computer con fronte terminale a schermo. Un mini tutorial su questo piccolo utilizzo dell'Handoff è terminato. Se hai qualche altra domanda, fammelo sapere. Questa funzione di Handoff funziona anche per Safari. Adesso ve lo faccio vedere, mi sono dimenticato. Mettiamo a caso che io apro Safari, andiamo su una pagina web normale, facciamo Google. Ok, lui in automatico, come vedete, mi si attiva Google Chrome, mi dice che io sto utilizzando il telefono. Se io adesso vado ad aprire Google Chrome, scusate, e non so, proviamo a fare una ricerca, proviamo a cercare tutorial e gli diamo invio, vediamo cosa succede.
non so se mi va a comunicare. Tipo io se clicco su questo, praticamente mi si apre la ricerca che ho fatto dal telefono. E io se vado a fare forse questo, non sono sicuro, sono prove che sto facendo perché è un po' che non lo utilizzo. Se io provo a scrivere arco baleno, giusto per scrivere una parola, vediamo, dovrebbe teoricamente mandarmela anche sul telefono, ma non sono sicuro. Non funziona, ha solo la funzione dal cellulare verso il Mac, non viceversa, purtroppo ha questo blocco, non lo sapevo, è una cosa in più che vi ho voluto portare io adesso. Comunque il mio tutorial è terminato su Handoff, spero che vi torni utile per essere un po' più pratici nell'utilizzo sia del proprio terminale che del proprio personal computer. Detto tutto questo, io ti ringrazio che sei arrivato fino a questo punto del mio video tutorial. Se ti è tornato utile, iscriviti al mio canale. Se hai avuto qualche dubbio, qualche problema o hai qualche domanda sul mio tutorial, non esitare a scriverlo nei commenti. Io tendo a rispondere sempre velocemente ai commenti sotto i miei tutorial, perché so se qualcuno mi fa una domanda perché ha delle difficoltà nell'utilizzo del proprio terminale. Detto tutto questo, io ti saluto, ti ringrazio che continui a seguirmi. Io adesso scompaio a schermo, ci saranno i titoli di coda che dureranno circa 20 secondi, dove potrai trovare altri miei video tutorial o video presenti sul mio canale. Io ti saluto e ti ringrazio come sempre. Ciao!